Siamo a Tramonti, frazione Pietre. E Tramonti è un borgo montano della costa amalfitana, interno, formato da 13 frazioni, e oggi siamo nella frazione di Ponte. Si festeggia Santa Maria delle Grazie. Vedete che qua bellissimo presepe, ancora in allestimento, è fisso perché possa essere ammirato per tutto l'arco dell'anno. E adesso andiamo ad incontrare il nostro amico Baldassarre, che è in collegamento anche oggi. Caro Baldassarre, vediamo, mettiamoci al sole. Ecco, siamo in collegamento, Baldassarre, oggi da Pietre di Tramonti, come dicevo, un piccolo villaggio. Sono 13 le borgate di questo paese, che è un paese montano, lo dicevo prima, paese della costiera amalfitana, e si festeggia Santa Maria delle Grazie. Allora, cosa ci puoi dire a proposito di questa festa, Baldassarre? Buongiorno a tutti, a questo collegamento da Tramonti. Maurizio già ha spiegato. Avvicina un po' il microfono, per piacere. Sì. Ha spiegato già tutto. Qui a Tramonti oggi si festeggia la Madonna delle Grazie, liturgicamente la Madonna delle Grazie il 31 maggio, che poi per tradizione la si fa anche il 2 luglio, che era una volta a ricordo della visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Qui la fanno oggi, sapete perché? Perché tornano tutti gli emigrati, tutti quelli di la gente di Tramonti che vive al nord, hanno ristoranti, pizzerie, e in questo giorno tutti vengono qui ad onorare la loro Madonna. Ma il titolo Madonna delle Grazie viene dato da Gesù, quando dalla croce disse alla madre: ecco tuo figlio, vicino all'apostolo San Giovanni, e a San Giovanni disse: ecco la tua madre. E da quel momento Maria Santissima è diventata la nostra mamma, la dispensatrice di grazie, che noi ci rivolgiamo spesso quando ci troviamo nelle difficoltà, quando ne abbiamo bisogno: mamma mia, aiutaci tu, mamma delle grazie, aiutaci tu. Ed è un bel titolo attribuito alla Vergine Maria. E qui a Tramonti oggi è una splendidissima giornata, fa troppo caldo. Noi della band, fortuna che ci siamo un po' rinfrescati. Qui ci vediamo oggi poi per la solenne processione, sentite, già fanno i primi spari. E con questo io voglio augurare ancora un buongiorno, ma soprattutto un buon Ferragosto, dato che siamo già sotto Ferragosto. Bene. E ci sentiremo il giorno della Madonna, l'Assunzione, a Maiori, quando è la grande festa patronale in onore di Santa Maria Madre. Buongiorno e buone vacanze a tutti. Grazie, allora il classico saluto al maestro Giovanni Parascandolo. Ecco. Giovanni, un caloroso happy fire.